Jason Tannery è un esempio di successo, direi, negli Stati Uniti. È un raggruppamento di aziende, 15 complessivamente, un consorzio di conciatori che è qui a New York dal 2005. Ha iniziato presso gli uffici dell'ICE di New York e gradualmente si è ingrandito, e ogni anno, due volte l'anno, vengono presentate le collezioni con una serie di presenze di buyers anche molto importanti americani, quindi ogni edizione è un'edizione che si chiude in positivo. Iniziativa, un'iniziativa molto interessante, ho imparato tantissime cose su come escono fuori queste bellissime pelli dall'Italia e anche che percorso fanno dopo che sono uscite dall'Italia, perché mi è stato spiegato che vengono comperate, però poi vengono lavorate in Cina, e spesso in Cina o in altri paesi, e poi vengono negli Stati Uniti da chi l'ha comperate attraverso un altro canale. Il che significa che spesso questi flussi e questi prodotti italiani sfuggono anche un po' alle statistiche dell'interscambio Italia-Stati Uniti, e quindi diciamo si impara che ci sono tanti canali attraverso cui la collaborazione Italia-Stati Uniti, che non risulta dalle statistiche però esiste, attraverso triangolazioni anche un po' complesse che però danno la dimensione della globalizzazione dell'economia. Questa realtà consortile è nata nel 2005 per la volontà di alcuni imprenditori, prevalentemente toscani, mettendo insieme aziende però di carattere complementare. E nessuna delle aziende è concorrente con le altre, sono l'eccellenza di ogni singola produzione, proponendo una vasta e direi completa gamma di prodotti alla clientela, in questo caso americana, che ci vede protagonisti della scena, diciamo, fashion nel mondo della pelle, apprezzando sempre di più la nostra ricerca, la nostra voglia di proporre articoli sempre nuovi, cercando di proporre, diciamo, a prezzi più contenuti possibili un prodotto di altissimo livello. Peculiarità di questa edizione sono senz'altro i laminati e i colori metallici che hanno la prevalenza sul mercato, per cui noi stiamo molto attenti a essere in linea e al passo con i tempi. La prima tappa che abbiamo fatto è stata il mercato di New York, dove vediamo tutti gli anni la presenza delle maggiori firme tipo Coach, Banana Republic, Polo, Ralph Lauren, quindi tutti questi brand che sono importanti ma che ci danno importanza e soddisfazione anche a noi. Le aziende italiane, nonostante che nel mondo abbiamo una fama, no, un po' di pigri, invece sono aziende che hanno persone che lavorano molto forte dalla mattina alla sera. Ci sono anche grandissime aziende che però hanno sempre un tipo di conduzione familiare, quindi il dettaglio è curato al massimo, ecco perché forse noi italiani riusciamo, ecco, a dare un prodotto che ha una marcia in più rispetto ad altri paesi. Dei bellissimi prodotti che è facile immaginare sotto forma di borse, scarpe, cinture, molto belle, alcune veramente con delle lavorazioni totalmente artigianali, altre più automatizzate, con molto rispetto per l'ambiente e gli aspetti ecologici, quindi mi sembra una cosa veramente molto bella.